carichi. Io sono qui con un foglietto in mano, che non dovrei avere, nel senso che non si vedrà, e porrò delle domande, stile interrogazione, vediamo se i ragazzi sono pronti, anzi sicuramente lo saranno. Due ragazzi del... Hanno fatto l'ITIS, della scuola ITIS. Prepara bene, poi c'è un certo professore che io conosco molto bene, che... Come si chiama? Mi sembra Restelli. Molto bravo, sì. Sì, ha anche scritto un libro. E adesso proveremo a fargli qualche domanda, vediamo se sanno rispondere. Poi, tra l'altro, ti devo dire una cosa, se sbagliano a rispondere, io manco me ne accorgo. Stefano Pedretti, ciao. Allora, io sono qui in veste di tuo professore e ti interrogherò. Adesso io ti leggo una domanda e tu rispondimi perfettamente. Quali sono state le cause della battaglia di Legnano? Nel 1150, nel Sacro Romano Impero, c'erano delle lotte tra i Guelfi e i Ghibellini. E fin qui passa proprio questo. Finché nel 1152 non intervenne, non diventò imperatore Federico I Barbarossa. E intanto in Italia i comuni italiani si governavano ormai autonomamente. A questo Federico I Barbarossa non era d'accordo, così scese più volte in Italia, convocò delle diete, quindi delle assemblee, con i rappresentanti dei comuni italiani. E Crema e Milano, queste due città, si opposero a Federico I Barbarossa, così furono rase al suolo. E 22 comuni dell'Italia settentrionale così si riunirono nella Lega Lombarda con a capo Alessandro, il Papa Alessandro III, per combattere il Sacro Romano Impero. E nel 1167 fecero anche il giuramento di Pontida, dove giurarono di combattere per la libertà e per la patria, e da qui si scatenò così la battaglia di Legnano. È preparato, ammazza. Sono rimasta a bocca aperta. Anch'io. Quali furono le conseguenze sul piano politico della battaglia? Alla fine della battaglia ormai Federico I Barbarossa era sconfitto e non poteva fare più niente, così firmò un accordo chiamato la pace di Costanza nel 1183, dove si dichiarava che i comuni italiani si governavano autonomamente i comuni italiani quindi godevano di piena libertà politica. È giusto dire che la battaglia di Legnano fu un avvenimento molto importante nella storia dei comuni italiani. Certo, anzi diciamo importantissimo, perché è ricordato anche nell'inno di Mameli, ovunque è Legnano, perché è la prima volta che i comuni italiani si ribellano a un impero molto potente, e ancora oggi si ricorda con il palio, che è una corsa ippica e una sfilata di costumi medievali. Beh, io ti darei un bel... Un otto pieno. Adesso però andiamo a interrogare un altro ragazzo che sta passando qui per caso. Anzi, io lo chiamerei subito al volo. Ehi tu, vieni qua. Abbiamo il secondo concorrente al quiz di Legnano Web TV. Cosa ne sai tu della battaglia di Legnano? Sei pronto? Certo. Vediamo. Guarda che il tuo amico ha preso 8, e io sono molto molto severa. Aspetta che c'è vento, non riesco a leggere la domanda. Qual era il ruolo e l'importanza che assumeva il carroccio nella vita e nelle guerre dei comuni lombardi al tempo della battaglia di Legnano? Allora, diciamo che il carroccio era un simbolo di tutti i comuni dell'Italia settentrionale ed era già usato in molte battaglie. Aveva praticamente due ruoli, uno rappresentativo e l'altro pratico in battaglia. Abbiamo il ruolo rappresentativo della città, perché comunque il carroccio era una figura, proprio la figura centrale della città, rappresentava la vita sia dei cittadini sia la vita religiosa. Sopra il carroccio, diciamo all'inizio, prima della battaglia, veniva celebrata una messa in modo da diciamo fare sì che le truppe fossero, diciamo, aiutate da un potere divino. E il carroccio ha anche una funzione pratica, che era quella di fungere da punto di orientamento per la battaglia. Infatti diciamo che il carroccio, essendo molto grande, con lo stemma della città, al suo interno conteneva anche una campana chiamata Martinella, che serviva per far sentire il carroccio ai soldati. C'erano anche dei trombettieri sopra il carroccio che scandivano le varie fasi della battaglia, quindi marcia e combattimento. Vediamo ora come si è svolta la battaglia del 29 maggio del 1176, quando io non ero ancora nata, anche che se ne dica che sono vecchia.
piantala. Zitto, no, io no. Possiamo dividere la battaglia in due fasi. Com'è avvenuta la fase iniziale dello scontro? La fase della battaglia si svolse in poco tempo e diciamo si svolse praticamente in una carica della cavalleria germanica contro i fanti della Lega Lombarda. I fanti scapparono per poche centinaia di metri e poi si raccolsero intorno al carroccio. Si pensa anche che dietro al carroccio, dietro ai fanti, alle loro spalle, c'era un ostacolo naturale come un fiume, in questo caso l'Olona, o un pendio. Questo rese possibile l'azione perché così dovevano concentrarsi solo sul fronte davanti. Tenendosi intorno al carroccio, i fanti puntarono le lance, creando un muro invalicabile. Dopo ripetute cariche della cavalleria, la cavalleria germanica rinunciò. Poi arrivò, qualche ora dopo, la prima fase della battaglia, il grosso dell'esercito della Lega Lombarda, che era composto da altri fanti, ma soprattutto da una grossa cavalleria guidata dal leggendario Alberto da Giussano. E qui ci furono ripetute cariche da parte della Compagnia della Morte, cioè i cavalieri d'Alberto da Giussano, contro la cavalleria di Federico Barbarossa. E quindi l'esercito di Federico Barbarossa fu disfatto. Bene, io direi che i ragazzi sono ultra preparati. Se io facessi qualche domanda a Ricky così a caso, anzi vuoi fargli tu una domanda a Ricky? Tu sei preparato? Potete chiedermi una cosa, quello che ho, la mia cultura spazia in ogni dove, potete chiedermi quello che volete. Lili, ciao Ricky, ma mi ripeti semplicemente le ultime quattro cose che ha detto il ragazzo? Mi ricordo la Lega Lombarda che c'è ancora adesso, e poi Alberto da Giussano. E poi ti volevo chiedere, ma una domanda io per te, secondo te Federico Barbarossa la barba se la tingeva? Vabbè, questo è il livello culturale di Riccardo. Fortuna che ci sono delle leve nuove, dei ragazzi preparati. Andiamo dentro ragazzi, andiamo a vedere un po' com'è.